Questa iniziativa è stato un incontro tra due bisogni che si sono manifestati tra l'FNP dell'AS di Ancona e la Federcooperative. Vorremmo fare una riflessione, prima di tutto, sull'analisi delle risorse enormi che verranno col PNR anche nella nostra regione, ma poi su questa svolta significativa della sanità e del sociale a livello regionale, in cui dovrebbe accadere che l'ospedale non è più il centro della sanità, ma è il territorio il centro. Noi abbiamo verificato attraverso il Covid e quindi la pandemia che c'è stato un deficit enorme di figure professionali e di competenze all'interno del territorio che si prendeva in carico le persone che erano in difficoltà e che erano fragili. Quindi abbiamo un'assoluta necessità di ricostruire tutta quella rete che si trova appunto nel territorio, incominciando dai medici di medicina generale, dagli infermieri di comunità, fino alle case della salute e gli ospedali di comunità, per poter costruire questa rete importante e in cui l'altro aspetto significativo è quello del terzo settore. E questa mattina appunto questo incontro che abbiamo fatto con il terzo settore e le istituzioni regionali diventa il momento di svolta di tutta la riforma, in cui dobbiamo dire altre regioni sono già partite da tempo, noi stiamo avviandoci, è importante che i pensionati e i cittadini siano informati e formati su questo percorso in modo che la riforma venga fatta in maniera significativa e si risponda ai bisogni reali delle persone, in particolare quelli più fragili.